Si tratta di un sistema che rende molto autonomi gli utenti nel prendere a prestito i libri e nel restituirli. In gergo si chiama autoprestito ed è un sistema computerizzato che consente, grazie a microchip inseriti in libri e DVD, di portare a casa film o letture senza coinvolgere gli operatori della biblioteca, un progetto in piedi da oltre un anno e per il quale il Comune di Concesio ha speso circa 40.000 euro. Disponibile da settembre, per attivare il servizio è stato necessario dotare tutti i volumi di un circuito di rame che viene letto da antenne radio disposte nelle sale e collegato ad un sistema antitaccheggio già funzionante. Non è ancora attivo perché aspettiamo di coordinarlo al nuovo sistema di catalogazione, nuovo software di catalogazione dei testi che la provincia ha scelto. La biblioteca di Concesio dispone di oltre 45.000 volumi, tra cui alcuni di notevole valore conservati nella biblioteca storica Fausto Balestrini. Conta poco meno di 60.000 prestiti all'anno tra libri e DVD e ha un rapporto tra numero di utenti e popolazione residente da paese nord europeo. Il 26% dei cittadini frequenta regolarmente la biblioteca comunale, a fronte di una media nazionale del 13%. Da qualche mese è possibile anche restituire i prestiti in ogni momento grazie ad un box esterno. Ma le novità non finiscono qui. Dall'acquisto di e-reader che inaugureremo all'inizio di ottobre, ai servizi di media library online, la lettura di quotidiani online in versione completa, la possibilità di scaricare in maniera assolutamente trasparente e legale e-books e testi di vario genere, musica, film.